Minuti processo Rubi, che è comunque iniziato. Bene, il giorno, primo dato, la prima udienza va a vantaggio di Berlusconi. Perché dico questo? Perché, a parte tutte le polemiche politiche che stanno in Parlamento, delle quali discuteremo dopo, nel processo è successo che né Rubi né quelli che ricevettero la telefonata famosa di Berlusconi, da cui l'accusa di concussione, si sono costituiti parte civili. Se non è meglio che questa pratica venga giudicata dal Tribunale dei Ministri. Quindi, sia sul fronte processo, sia sul fronte politico, due punti a vantaggio di Berlusconi. Dico bene o dico male? Intanto ha cercato di far passare una, e quindi ha cercato di istituzionalizzare una mega balla di questo tipo. I parlamentari dicono: noi votiamo finché questo processo vada al Tribunale dei Ministri, perché effettivamente Berlusconi, in qualità di Presidente del Consiglio, pensava di ha agito così proprio nell'interesse nazionale, perché lui voleva difendere quindi la nipote di Mubarak per evitare lo scontro diplomatico con Mubarak, quindi con l'Egitto. Quindi il Parlamento dà per certo che quella lì fosse la nipote di Mubarak, quindi prima balla. Che ieri Berlusconi era in contumace, però che ci sia o che non ci sia. Però è la linea difensiva di Berlusconi, diciamo. Gli avvocati di Berlusconi dicono non è la balla, però, è la verità. Al di là di quello che fa il Parlamento, il processo andrà avanti comunque, perché anche in contumace con Berlusconi. Si è parlato molto delle intercettazioni, e anche lì c'è scritto un round per Silvio. È un titolo che non si capisce, al limite della falsità, perché non c'è nessun round. Perché intanto la concussione come reato non c'è bisogno che per dimostrarlo non c'è bisogno che il poliziotto dica no, io non mi sono lasciato condizionare, è sufficiente che ci sia un'intercettazione che il magistrato dimostri che con l'atteggiamento del capo del governo, col peso istituzionale che ha, abbia indotto un poliziotto che di fatto è un suo sottoposto, perché dipende dal Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno dipende da lui, da Berlusconi, quindi la concussione teoricamente si dimostra anche così, senza che il poliziotto dica sì o no, quindi non si capisce dove sia il problema. Il discorso anche delle intercettazioni di cui si è fatto riferimento, usate i dialoghi di Berlusconi, un'altra balla incredibile, cioè per gettare confusione. Allora, quelle intercettazioni là non sono usate nel processo. No. Le intercettate erano la Polanco, la Minetti, queste qua, intercettate dai magistrati che non sono ministre. E allora se Berlusconi le chiama e ci parla e parla di Bunga Bunga, è chiaro che Berlusconi finisce intercettato sul malgrado. La verità, Bruti Liberati ha detto che voglio finire, vi sto spiegando. C'è da dire questa cosa, che Bruti Liberati ha specificato, ha detto che le intercettazioni erano state date soltanto ai legali del Premier. Brava, e lui esattamente, dice, e questo è il paradosso. Niente, vogliono far credere che quelle intercettazioni vengano usate in udienza. No, non vengono usate, perché una legge di Berlusconi vieta ai magistrati di usare le intercettazioni di Berlusconi. Peraltro c'è anche questo aspetto da dire, perché all'estero si usano le intercettazioni dei ministri, qui no, perché c'è la legge di Berlusconi che impedisce ai giudici di usarle. Quindi i giudici infatti non le usano, non le stanno usando, ma semplicemente sono a garanzia delle difese, cioè dei Ghedini e dei Longo che difendono Berlusconi, è una loro garanzia, perché se un domani ci sarà qualcosa da sollevare, le hanno lì pronte da usare. Vabbè, e Rubi che non ecco si è presentata come vittima? Rubi? E Rubi che dice che non è andata a letto col Berlusconi, non si presenta come vittima? Ma Rubi, allora, che carta canta, contano le intercettazioni, quello che Rubi diceva quando diceva che io di Berlusconi sono il culo e la Noemi invece è solo la mente o il braccio. Vabbè, quello da che lì però al rapporto sessuale, ci sono centinaia di intercettazioni, ci sono i soldi con le buste con i soldi, ci sono i bonifici, ci sono le notti passate lì, ci sono le dichiarazioni della Rubi stessa, e poi non c'è solo Rubi, perché c'è anche Iris e Aris, che pare fossero minorenni alle feste del Bunga Bunga. Che non è Iris Medias, non è il canale di Iris, è un'omonima, è la Iris vera che all'epoca era quanto pare minorenne. Noi abbiamo ieri fatto un sondaggio. Quindi è una confusione totale. Questa è l'opinione di Martina Italia dei Vivi. È la realtà, non è la mia opinione, sono i fatti. Sì, no, volevo chiedere... No, un ultimo appunto, le 200 TV che ieri erano a Milano, BBC, Al Jazeera, sono qui perché si chiedono com'è che in un paese democratico, siccome all'estero anche basta una bugia istituzionale, un Sarkozy che racconta una balla pubblica, come Berlusconi ne ha raccontato un milione, provocherebbe le dimissioni immediate. Ma noi siamo noi siamo una sorta di progetto politico, no? siamo una sorta di vivisezione democratica per capire fino a che punto gli italiani riescono a resistere a questa cosa. Ieri sera c'è una forte contestazione fuori dal tribunale, attenzione, ma tanti...
non c'era Piero Ricca della Lettura, erano in centinaia a contestare quattro figuranti di Velone, che sono lì evidentemente pagati 20 euro, a far finta di sostenere Berlusconi. Però, cioè queste sono quattro Velone che sono lì a sostenere Berlusconi. Cioè capite il paradosso? E poi c'è tutta questa clac di media italiani che trasformano in polemica ciò che polemica non è. Però ci raccontano le balle. Montare processi, intercettazioni, indagini, perquisizioni, su quello mi sembra risibile. Gli italiani si fanno un'idea della condotta morale a prescindere da quello che decideranno i magistrati, e poi se il governo lavora bene o lavora male lo sceglieranno loro in base alla loro convenienza. Ma guardi, ormai è tipo Milan-Inter, ormai o sei pro o sei contro, anche fuori dal Palazzo di Giustizia o sei pro o sei contro, ma penso che interessi poco insomma, stamattina c'è il 50° della Candy di Brugherio con centinaia di lavoratrici, mi interessa di più salutare loro che dire cosa faccio, difendo Berlusconi. Qua c'è quella che teoricamente è stata una prostituta che dice no, non sono stata la prostituta, quindi c'è il processo senza la vittima. Però detto questo, Berlusconi non è San Francesco d'Assisi per ovvi ed evidenti motivi, mi sembra che si sia intuito. Però lo processeranno gli elettori eventualmente. Perdere tempo e pagine di giornali su questo mi sembra insomma, c'è un motivo di fondo, perché è l'unico capo di governo che è imputato in quattro processi diversi, tra cui questi quattro. Sono quattro, secondo imputato me sono... in 58.000 processi. No, quattro processi è imputato. Sì, MIS, vabbè, Mediatrail, Mediaset, che stanno cercando di far passare con la prescrizione breve per ammazzarli, quindi se avrà corrotto MIS, se avrà evaso il fisco, e magari la farà franca. Se, dico il se, ma quindi questo è il capo del governo italiano. Ti sto dicendo che... Ce ne 200 non sono qua per niente. Ma no? Ti sto dicendo che, partendo dal presupposto che sappiamo benissimo che non stiamo parlando di Padre Pio, detto questo ha circa 600 procedimenti penali in corso, che manco al Capone ai tempi, penso avesse. No, ne ha 4. Quindi, non diciamo sciocchezze, Salvini. Dai, comunque, detto questo, io preferisco parlare. Sono 4 i processi che è in corso. Va bene, allora... Tu lo sai che prima prometto che sono dalla Lega io, no? Sì. Ecco, però volevo rispondere a quel signore lì della sinistra. Prego. Allora, abbiamo il sindaco di Brescia. Faccia la domanda, non mi chiudete il video che sono 35 anni che aspetto. Se perde due minuti per dire che ci vuole parlare. Benissimo, però fatemi parlare così non perdo neanche io i minuti, per piacere. Ma dica. Mi passi quel signore lì della sinistra e posso guardarlo in faccia così. Ma cosa vuol dire mi passi? Faccia la domanda. Non è una domanda, è una protesta. E faccia la protesta. E come il signore ha detto prima delle veline, comunque lo sa Salvini che io sono della Lega, no? Però combatto anche per la mia destra e per Berlusconi. Signora, o fa la domanda o la chiudo, no, ha capito? No, non mi chiuda, perché voi adesso, senti Giorgia, mo ti voglio dire una cosa, forse non ve l'ha detta mai nessuno. Io? Voi signora, siete della sinistra. Grazie signora, grazie signora. Allora, quando uno prende la linea, noi amiamo i nostri telespettatori, comunque la pensi... Ma prima sono andato dei comunisti o dei non nazisti... Non ho detto Velini, ho detto Velone io. Però dovete fare la domanda, non possiamo tenere la televisione in attesa per... Ce l'aveva con Martinelli che ha detto che chi era fuori al tribunale era pagato da Berlusconi. Circolava con... Io vedo le trasmissioni dove i conduttori sono molto più cattivi di me e la Giorgia, chiudono le telefonate dopo 5 secondi. Esatto. Siccome noi siamo... Francesca.